Fin da piccolo ascoltavo musica e sognavo di fare il musicista. Quando i miei amici giocavano a calcio, io rubavo i soldi alla mia mamma per comprare dischi. I primi due vinili furono Bad di Michael Jackson e un disco di Joe Cocker. A quei tempi non avevo neanche il giradischi, però ero incuriosito dall'oggetto e comprai questi due vinili. Poi il giradischi me l'ha regalato mio padre quando fui promosso in terza media. Ogni emozione della mia vita, ogni sensazione bella, brutta, un ricordo di qualsiasi genere è caratterizzato da un album, da un artista, da un pezzo, da un genere diverso. Non ho una colonna sonora della mia vita, ne ho tante. Sarebbe molto interessante che desse spazio e credibilità alle tantissime realtà artistiche e musicali presenti all'interno del nostro territorio.